L'importanza della conoscenza dei boschi. Questa zona è pluricalpestata, è un posto abbastanza facile, ci sono tutta una serie, come vedete, di fascine, eccetera, eccetera, però chiaramente se non si conosce il bosco, i funghi non si trovano. Ora vi farò vedere cos'è successo. Qui, come vedete, c'è un aggrovigliolo di legne morte, che si intersecano, come vedete, e creano delle montagnoline di accumulo del fogliame. La mia buona abitudine è quella di tastare il fogliame, ma qui la gente non lo sa, è bene che continui a non saperlo. Allora, vediamo cosa c'è. Dunque, come vedete, ecco un bel pulcino. Era coperto, guardate questo. Qui c'è un mucchio di fogliame. Ah, no! Guardate un po'. Guardate un po'. Guardate qui. Va levato con cautela, non è che debba essere sparpagliato e poi va rimesso al suo posto. Ecco fatto. Tre meravigliosi porcini bianchi, perché chiaramente erano non erano sotto il sole, erano coperti dal fogliame e quindi non prendevano la luce. Ecco qua, tre meravigliosi porcini. Ora li cavo e vi saluto.